con noi Lidia Notizie. Maria Vladimirovna, salve. Abbiamo una domanda per lei. Zelensky ha dichiarato che i rappresentanti della Russia devono essere presenti al secondo vertice mondiale. E come valuta Mosca queste dichiarazioni? Grazie. Beh, chi deve fare cosa? Deciderà sicuramente non Zelensky, tantomeno a dettare qualcosa alla Russia. Quindi diremmo, non deve nemmeno pensarci, questo è il primo punto. In futuro usa un consiglio universale. Diciamo la vostra risposta. Se qualcosa dovesse provenire da questo individuo, cosa dovrebbe fare la Russia? Ignoratelo immediatamente. Secondo, e a mio avviso, ciò che è più importante è che ieri nella conferenza stampa nella sede centrale a New York, Sergei Vich Lavrov, ministro degli esteri della Federazione Russa, ha risposto a questa domanda in modo molto dettagliato in un documento di 5 pagine, raccontando tutta la storia della manipolazione che gli occidentali cercano di far passare come iniziative di pace, conferenze, forum, che ora sono già chiamati conferenze di Mizar, prima erano chiamati di Copenaghen. Non ripeterò tutto questo perché il capo del Ministero degli Esteri russo, Sergei Lavrov, lo ha esposto in modo estremamente dettagliato, con citazioni, fatti, tutto disponibile sul sito web del Ministero degli Esteri russo. Se questo è il terzo punto su cui vorrei concludere la risposta alla vostra domanda. Se parliamo così nel modo più chiaro e concreto, nessun ultimatum, nessuna formula Zelensky che viene imposta, nessuno nel nostro paese lo accetta. Questo è stato ripetuto più volte alla leadership russa. E mi pare che, come il primo punto, anche questo debba essere preso fondamentalmente in considerazione quando simili dichiarazioni o simili appelli, cose simili vengono dette nel contesto del nostro paese. Grazie, grazie a voi. Andiamo avanti. Con noi c'è Lea delle Izvestia. Maria Vladimirovna, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Poznanskaya Izvestia. Lea, le notizie hanno posto una domanda simile, vorrei chiarire. La parte russa ha ricevuto un invito a questo vertice, quale sarà la nostra risposta e la Russia sarà d'accordo a partecipare? Se sì, a quale livello ci sarà la rappresentanza? Ancora una volta, avete appena detto che la stessa domanda è stata posta a Rianovosti e che ieri sono state poste le stesse domande a Sergei Lavrov all'ONU durante una conferenza stampa, quindi vi ho già risposto abbastanza dettagliatamente. Vorrei ribadire che queste richieste ultimative o tentativi di trascinare la Russia in eventi di tale natura ultimativa basati su una sorta di formula di Zelensky sono per noi inaccettabili. Questo è il nostro approccio di base. Grazie. E abbiamo un'altra domanda. In Germania hanno vietato la rivista Compact dopo la vostra intervista pubblicata sul sito della testata il 13 luglio. Qual è la vostra opinione in merito e si può ancora parlare di democrazia e libertà di stampa in Europa dopo questo passo? Sapete, vorrei attirare l'attenzione su una cosa. Gli americani, intendo l'establishment politico americano, quando parlano di democrazia, parlano sempre di democrazia americana. Notate, in tutti i loro discorsi, sottolineano che si tratta della loro democrazia. Chiamano la nostra democrazia. Democrazia americana e così via. C'è qualcosa di... non è una coincidenza, non è una figura retorica, è un fatto molto interessante, è veramente qualcosa, un certo sistema che chiamano democrazia, ma che in realtà non ha nulla a che fare né con la democrazia classica né con i principi democratici attuati nella fase contemporanea.
È una sorta di sistema ibrido che può essere chiamato più che altro una dittatura del liberalismo, che forse inizialmente si ispirava a qualcosa di democratico, ma a questo punto si è trasformata in una vera e propria dittatura liberale, una dittatura di un'unica ideologia che da un lato dichiara la libertà e i valori associati con la libertà come la sua massima priorità, ma al tempo stesso soffoca la libertà alla radice in forme di punti di vista alternativi o punti di vista non coincidenti con il loro stesso e così via. Inoltre, questo sistema ibrido non tollera in linea di principio alcuna legalità, perché la legalità garantisce l'ordine. La dittatura liberale in gran parte si basa proprio sull'abbandono della legalità e dell'ordine e punta sul caos, in cui è molto facile dal loro punto di vista governare la popolazione e ovviamente il controllo totale sui mass media. Questo è realizzato di nuovo in modo ibrido attraverso le istituzioni finanziarie, attraverso la manipolazione delle capacità tecnologiche, attraverso la fusione delle elite imprenditoriali, delle elite politiche e in altri modi vari, e naturalmente l'influenza dei servizi segreti occidentali e soprattutto anglosassoni sulla sfera mediatica è colossale. Perché ho iniziato a rispondere alla tua domanda con un esempio del sistema americano? Perché purtroppo la Germania è da un lato vittima della pressione del sistema liberale americano, una dittatura sul proprio spazio interno, e in molti aspetti si è letteralmente fusa con esso. Quindi per chiarezza ho voluto analizzare questa situazione. Ora, riguardo a ciò che è successo con Compact, abbiamo sentito dichiarazioni rilasciate dopo questo raid che è stato condotto dalle forze di sicurezza tedesche contro questa pubblicazione, dicendo che tutto ciò è motivato dal fatto che la pubblicazione è un mezzo di comunicazione di massa di estrema destra radicale. Ma chiaramente non era così solo per un giorno. Per qualche motivo la decisione di vietare questo mass media è stata presa letteralmente entro 24 ore dalla pubblicazione di quell'intervista che avevano registrato al Ministero degli Affari Esteri con il portavoce ufficiale del Ministero degli Esteri russo. È una coincidenza incredibile, vero? C'è anche un altro punto molto importante. Queste decisioni, prese, a quanto capisco, dal Ministero degli Interni e dalla Repubblica Federale di Germania in relazione ai mezzi di comunicazione di massa, non si basano su decisioni del Tribunale o di qualsiasi autorità in Germania che siano in linea con la legalità, rispettando la libertà di parola, seguendo alcune procedure destinate a tutelare questa libertà di parola. No, è stata una decisione di una struttura di potere. Ne sono sicura che è concordato con il regime al potere di Scholz e così via, senza dubbio. Ma è una distruzione totale dei propri ideali dichiarati, obiettivi e compiti da parte dei tedeschi, formulati dalla macchina politica tedesca. E inoltre hanno anche avuto l'audacia di insegnarci e ad altri paesi come sviluppare la democrazia. Guardate a cosa sono arrivati. A dire il vero, non ho dati precisi sulla meccanica della decisione. Penso che la politica tedesca abbia avuto queste idee sul contratto da molto tempo. Forse stavano cercando un pretesto. Ma a mio avviso c'è ancora una spia luminosa che ovviamente ha funzionato per loro. Questi sono i temi che sono stati sollevati in questa intervista. La domanda principale che interessava i giornalisti tedeschi ruotava intorno alle forniture di gas, intorno al Nord Stream, intorno all'attentato riguardante questo progetto esclusivamente di infrastruttura civile, interazione energetica, sulla possibilità di riprendere le forniture. Questo è ciò che realmente li interessava di più. E dopo che le risposte sono state date,
Le risposte sono state date alla domanda se fosse vero che la Russia aveva interrotto le forniture. Abbiamo detto che è una menzogna assoluta. Né la Russia né l'URSS hanno mai interrotto le forniture di risorse energetiche ai loro partner, in particolare alla Germania. È vero che è possibile riprendere queste forniture e quanto tempo ci vorrà? Abbiamo risposto che effettivamente è possibile riprendere queste forniture, considerando che il flusso di Zolfo 1.2 ha mantenuto uno dei tubi, una delle possibilità. La possibilità tecnica è stata mantenuta e ci vorranno diverse settimane, gli esperti tecnici lo diranno con precisione, ma diverse settimane, e queste forniture potranno riprendere. E un'altra domanda chiave è stata posta riguardo, una chiave per i giornalisti tedeschi, è stata posta riguardo a se è vero che è proprio la Russia impedisce la ripresa delle forniture, ma questo è assolutamente falso, lo abbiamo detto anche a loro, che in realtà è il governo tedesco che impedisce, non so se sia personalmente o sotto la minaccia delle pistole americane, è il governo tedesco che deve rendere conto ai propri cittadini, ma è proprio questa informazione che il governo Scholz nasconde ai propri cittadini. Il fatto è che è stato lo stesso Scholz poco tempo fa, ha detto che la Russia ha interrotto le forniture. La Russia non ha interrotto le forniture. La Russia forniva gas alla Germania fino al momento in cui, per così dire, non è stata presa la decisione da parte della Germania che queste forniture non erano più necessarie. E penso che questa sia una verità con cui il governo tedesco non può più confrontarsi. Inoltre, a supporto di questa menzogna diffusa dal governo Scholz, si sono aggiunte anche le recenti dichiarazioni dell'ex primo ministro Sunak, che ha detto anche che la Russia presumibilmente stava solo mentendo. La Russia avrebbe interrotto le forniture delle proprie risorse energetiche ai paesi dell'Unione Europea. Questa è una bugia, la Russia non le ha interrotte. Inoltre ci sono esempi della nostra cooperazione nel settore energetico con i paesi dell'Unione Europea, se chi si fino ad oggi, e quei paesi che non ricevono gas russo tra i paesi dell'Unione Europea non lo ricevono solo perché hanno deciso di interrompere questa cooperazione energetica. Non dovrei nemmeno farlo, ma comunque ricorderò, oltre a tutte quelle sanzioni arbitrarie che stanno usando contro il nostro paese, ci sono blocchi di conti, diniego di possibilità di effettuare pagamenti attraverso istituti finanziari esistenti, liste di sanzioni e così via. Ecco, probabilmente è nella somma di tutto questo che bisogna cercare ed è contenuta la risposta alla vostra domanda. Ma questo è solo l'inizio per la Germania. Certo, c'è un inizio che, per così dire, non dovrebbe essere conteggiato dallo scorso martedì, quando è stata chiusa la pubblicazione Compact, ma questo inizio dura da un po' di tempo. E i blocchi di Rush Today Deutsch, in cui hanno preso parte attiva i rappresentanti del governo tedesco e l'espulsione dei giornalisti russi e le difficoltà nel loro lavoro e l'infinita persecuzione che, su richiesta delle strutture di potere e delle strutture politiche della Germania, è condotta dagli stessi giornalisti tedeschi. Questo è proprio quell'inizio terribile che è davvero una manifestazione antidemocratica e non porterà a nulla di buono, ma sono domande che i giornalisti tedeschi, l'opinione pubblica tedesca, devono porre al proprio governo. E il fatto che alla base delle decisioni prese riguardo al Compact non vi siano sentenze dei tribunali, non vi sia alcun coinvolgimento di una procedura legale che ponga le basi giuridiche di questa decisione, questo è una prova.